Un saluto, ben ritrovati, un film min primo del 2016, anche se parliamo di un film uscito negli ultimi giorni del 2015, Irrational Man di Woody Allen. No, ma una miso più esistenzialista del nero non esiste, non avevo niente di più esistenzialista. Ho provato a farmi crescere la buzza come Joaquin Phoenix, ma non si può fare tutto per l'arte, Dove li troviamo i fuck yeah in un film di Woody Allen del 2016? Sicuramente nelle prove attoriali. Joaquin Phoenix, Emma Stone, che... Super Pucci, oddio quanto mi piace, e Parker Posey, che da reginetta dell'indie ha anche un personaggio che è l'unico che ha uno sviluppo molto umano e sensato. Lo sviluppo narrativo? Semplice, ma non banalissimo. E poi, soprattutto, visto che il protagonista è un professore di filosofia, fa piacere sentir citare, anche se in maniera, insomma, qualcuno potrà trovarlo anche da quattro soldi, la filosofia di Kant, Heidegger, Kierkegaard e Nietzsche. Con i Nope, con Allen si va sul sicuro. È sempre il solito Allen. L'appiattezza, in questo caso poi, della trama e dei dialoghi è imbarazzante. Alla fine è come se avessi visto un film già visto. E questo però ci porta direttamente a Velocità Warp, perché gli irriducibili di Allen, che vogliono vedere come al solito Dostoevsky sul comodino e le citazioni scritte a penna sulla scrivania, saranno pienamente soddisfatti. E poi gli orsacchietti pucciosi di Emma Stone, yeah, loro ci devono andare sicuramente. Se ne stiano dunque alla larga, d'altra parte, tutti quelli che rimpiangono il caro vecchio Allen, ma anche quello semplicemente che sa fare delle commedie dissacranti, e ovviamente chi ha visto i film di Bergman, perché non ha senso che vada a vedersi Allen adesso. Verdetto finale, un Allen sicuramente migliore degli ultimi, ma ancora troppo impalpabile, e dunque nessuno è perfetto. Woody, ti aspettiamo alla prossima, ma noi ci vediamo alla prossima! Nel frattempo non dimenticarti di... Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace e condividilo con l'hashtag #unfilmunmin. Iscriviti al canale, ti prometto che sarò bravissimo e farò solo video carini e interessanti. Ah, puoi seguirmi anche su Facebook, Instagram, Google+ e Twitter. Diamine, quanti sono?